Ancora del caffè? Sì, ma ora hai rotto le capsule. E benvenuti nella nostra cucina virtuale, oggi a bassa voce, sì, perché sì, c'è Enzino che dorme, sì, sul tavolo della cucina virtuale. Bene, allora, un attimo, io volevo dire due parole, volevo spendere due parole. Vi ringraziamo per aver preferito come sempre questo simpatico canale, istruttivo e sicuramente pieno di innovazione, ricette sempre originali e tanta e tanta e tanta simpatia. Benissimo, siamo qui perché è arrivato Ancora del Caffè. Direttamente dall'officina della Cialda ci giunge un carico di capsule che Gabriele è pronto a rompere, scardinare, come dire, vagliare in ogni meandro della loro interiorità per dirci com'è il caffè che le compone. Benissimo. Pronto a scardinare le capsule? Sì, scardiniamo le capsule. Quindi questo è un altro video che vi darà la possibilità di conoscere l'immenso panorama delle capsule così alternative, diciamo, a quelle di marca, appunto, della stessa macchinetta, e quindi darvi noi la possibilità. Noi abbiamo una dolce gusto. Dolce gusto, quindi per darvi anche la possibilità di scegliere dei prodotti sicuramente buoni, vantaggiosi. Buoni, vantaggiosi e soprattutto che non arrivino a casa delle sorprese con grandi punti interrogativi. Bravo. Vi dicevo che l'e-shop di oggi si chiama Officina della Cialda, loro dicono l'emozione dentro una cialda. Vi lascio qua sotto il link al sito. E allora, noi di questo e-shop abbiamo provato tre caffè e svariati solubili e una tisana. Andiamo per ordine, cominciamo dal caffè. Le tre varietà, le vediamo, sono arrivate chiuse in queste bustine. Si chiamano rosso rubino, diamante nero e oro giallo. E oro giallo. Cominciamo dal mattino con un bel rosso rubino. Rosso rubino, sì, infatti, portate il rosso in camera da letto. Non in quel senso, ma questa cialda è una citazione, sì, no, perché sì, se no scuola, che citazione è? No, nessuna citazione. Bene, quindi queste cialde rosso rubino, che non hanno nulla di rosso comunque. Sì, invece, quando forse si riscaldano qua non diventa rosso, non mi ma ricordo. Ma che stai dicendo? Però queste sono le cialde, si presentano così, con questa patina leggermente trasparente, potete anche intravedere l'interno. Ma rosse? Vabbè, mi sono sbagliata. E allora, perciò, questa miscela è tra le tre la miscela che io ho trovato più indicata per il risveglio, sì, 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 per il buongiorno. Sono tutte e tre delle ottime miscele, solo che questa qui ha un gusto leggermente meno chiuso, sì, un pochettino però amabile. Meno chiuso, più amabile, buono sia dolcificato che anche amaro. Uh-huh. Sono tutti dei caffè molto robusti, sebbene amabile, intendo per amabile il suo essere meno denso e meno voluttuoso al palato. Lui scivola giù, al mattino fate il classico sorso e mandate giù per darvi quella carica. Ha un sapore tenace, non troppo chiuso, non varia in mille fruttati, ma diciamo che sa di caffè. Sa di caffè, brava, sì, brava, sì, brava. Sì, non ha molte declinazioni al palato. Ma rispetto sì, agli sì, altri sì, che sì, vedremo ora ad elencare, è sicuramente quello, a parer nostro, meno robusto. Non possiamo dire che non sia robusto, però nello stesso tempo non possiamo dire che sia altrettanto variegato nello sviluppo al palato delle altre due miscele. E quindi lo indichiamo maggiormente per la mattina, perché uno la mattina non ha tanto voglia di stare lì ad assaporare il caffè. Uno la mattina vuole svegliarsi, sì, col caffè. Bravo. E quello che sa solo ed esclusivamente di caffè, secondo me, e secondo te pure, sì, secondo è rosso rubino, con una miscela non troppo densa, quindi più amabile, che si fa bere veramente molto bene. Ci è piaciuto. Il secondo, quello che mi è piaciuto più di tutti, secondo me, ma forse non secondo te, è l'oro giallo. Io non lo so. L'oro giallo è tra le tre capsule la capsula più fruttata, quella che fa divagare maggiormente, sì, con sì, la mente. Sì. A me ormai avete capito, piacciono queste capsule che sì, hanno perché oro giallo e rosso di colore? Me lo spieghi? Hanno il gusto del caffè, perché o le hai mischiate tu. No.
Allora, infatti ne ricordavo una rossa che era la mia preferita. Oro giallo ha questa capsula così, un po' ambrata, non è rossa. Allora. Non è rossa, è un po' ambrata. Oro giallo ha un gusto bello pieno, denso, il caffè è più corposo rispetto all'altro, quindi è un caffè più vellutato in bocca, che dischiude un'ampia gamma di sapori. Ma tu tutte queste cose non le vedi nel caffè? Ma io non lo so che tipo di caffè tu ti vai a bere, te lo bevi in Giamaica forse? No! Bene, sì, bene! Sì, questo caffè è più fruttato, spinge oltre la fantasia della degustazione. Quando dove ti porta? Dove ti porta? Quando a Parigi? No, quasi è svegliato. Quando lo sorseggiate è caffè all'inizio e anche dopo, ma dischiude delle note aromatiche molto profumate e molto fruttate. È più vellutato rispetto agli altri, ma nello stesso tempo è anche più aperto di sapore, proprio perché include anche altri aromi, diciamo così. Non è aromatizzato, aromi lo dico io propriamente, richiama altri sapori, diciamo così. Richiama? Sì, io ho sentito un attimino, sai cosa in questo caffè? Lo vuoi sapere? No, poi basta il forno. Ho sentito un attimino il muschio, quello là dell'Etna. Cretino. Allora, sì, ragazzi, sì, sì. Credete è i piedi me. Di quello che ha tostato i chicchi. Perché li tosta con i piedi? Non lo so, li io fumano? Io ho sentito proprio i piedi. Ragazzi, scherzi a parte, oro giallo tra tutte è quello che secondo me racchiude sentori più fruttati. Oh, il caffè come il vino dischiude delle note aromatiche e questo è quello più fruttato, intenso sì, ma nello stesso tempo voluttuoso e aromatico ma amabile, il meno amaro di tutti. Stai attenta che fra un po' rischi di avere la tazzina, quella con la catenina legata al collo, il sommelier della sommelier espresso. Mentre il nero diamante tra le tre è quello che ho preferito meno. Anche io, no, io l'ho preferito di più, infatti. Il nero diamante è stato il preferito di Gabriele perché è amaro come lui, è ruvido, sì, come è nero lui. Diamante proprio, è un colore, è nero ma diamante, quindi fa capire che insomma è dark, è ma nera. È bravo, ma dischiude al suo interno una ricchezza pazzesca, quindi secondo me è quello veramente veramente strong, quello robusto. Ah, di colore nero? Sì. Bravi, complimenti. Allora, sei pazzo. Allora, il nero diamante, adesso lo descrivo anche io per paragonarlo alle mie altre descrizioni fantasy. Sì, no? Tu che cosa ci senti? Allora, il nero diamante è il caffè cattivo, il caffè no cattivo di sapore, il caffè duro, no? Quello per chi vuole una tazzina di caffè che sia stroncativa e svegliata. Un caffè da pirata, un caffè da pirata. Bravo, il caffè con un occhio solo. Dove il capitano Uncino lo gira direttamente con l'uncino, no? È un caffè molto buono. Da bere da per solo? Chi piace, per le persone a cui piace il caffè molto intenso, molto chiuso, che lasciano anche al palato quella sensazione di asciutto, no? Quella sensazione di secco. È il classico caffè che si degusta meglio se prima prendete mezzo bicchiere d'acqua, come quando si va al bar. Ecco, è più il caffè da bar, diciamo così, tra tutti. Eh sì, è più il caffè di quelli là, di quelle io persone che lo vogliono prendere da sole, chiudono la porta e dicono basta, non mi disturbare, sto prendendo il caffè. Bravo, esatto, è un caffè tosto. Poi, e tra le altre cose, io sento anche un tono molto tabaccato, è un caffè maschio il diamante nero. Sì, 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 sì. Mentre l'oro giallo è un caffè più signorile, il caffè diamante nero è un caffè più rude, diciamo così. Oro giallo dopo pasto, oro giallo pomeriggio con l'amico, con l'amica, diamante, non fare queste facce, diamante nero invece il caffè mentre si lavora, quello che ti serve per stare sveglio, per essere produttivo, per sì, essere quello cattivo, che ti fa crescere sì, i pelli, sì, sì, sì. quello per il testosterone. Dopo questo ci sarà testosterone lì dentro. Comunque tutti e tre molto buoni, tutti e tre molto tosti come caffè, non c'è un caffè leggero, naturalmente non hanno inviato, ci hanno visto, secondo me non ci hanno inviato il decaffeinato, hanno di cui fatto parliamo bene. Sempre malissimo. Comunque, bene, queste tre miscele sono tre miscele comunque tutte con un carattere e quindi ci piacciono, pollice in su. Ci piacciono anche però di questa azienda le solubili, innanzitutto parlo io della mia fissazione, il Cortado. Qua dice preparato solubile per bevanda al gusto di Cortado, quindi dichiara espressamente di essere un solubile, giustamente. È buono, ha una buona schiuma, è un buon Cortado, non è
particolarmente dolce, quindi lo ameranno quelli che sono più amanti del caffè e meno amanti del bibitone, diciamo così, però alla cosa si ovvia facilmente aggiungendo un pizzico di zucchero e diventa proprio il cortato classico, leggermente più dolce. È buono, io però mi sono abituata a berlo così, un po' più amaro, perché è buono, è molto molto buono. Poi hanno mandato anche il cioccolato e devo dire che è molto buono. Sì, certo, è la cioccolata delle macchinette, non è la cioccolata ciobar, non è il cioccolato denso fatto in casa, è la cioccolata espressa delle però macchinette. Però devo dire una cosa, che rispetto a quella che abbiamo provato è una delle migliori, sì. Unica cosa, per fare una tazza alla ombretta ci vogliono due capsule. Sì, sì, ma che perché cosa per me una tazza questa quantità, non è 125, infatti. Per me una tazza è almeno una pinta di mug, no? Adesso è una pinta. Quindi io per avere una bella cioccolata che non sia troppo lenta, ma comunque che sia corposa e sappia di cioccolata buona, brava, due capsule per beverozzo. Consigliato. Buonissima, molto dolce però, molto dolce, è buona, è coccolosa. Questo è infatti tra gli ingredienti lo zucchero al primo posto, seguito dal cacao amaro e poi vari altri ingredienti. Non hanno schifezze queste cose dentro, ma devo dire questa per un momento, per una pausa di coccola, è molto buona, è piaciuta anche a Enzino. Una roba, teniamo per ultimo il prodotto wow sorpresa. Wow sorpresa! Una roba pazzesca è la tisana allo zenzero. Sì, parlacene. L'ho assaggiata io e solo io. Innanzitutto gli ingredienti sono ottimi e non è zuccherata, contiene semplicemente zenzero, citronella e foglie di salvia. Quando prendete la capsula o aprite il pacchettino, venite investiti da odore di citronella con una leggera punta di zenzero. Quindi è anche buono se la apri e la metti contro le zanzare. Smettila. Allora, anche questa, diciamo che non ho fatto un tazzone pieno perché vedevo che poi alla fine tendeva molto a diluire. Ne ho fatta una mug, però l'ho riempita per la sua metà, diciamo così. Quindi hai fatto una mezza tazza? Una mezza mug. Una mezza mug. Com'è? Pazzesca, nel senso che uno dall'odore pensa di sorseggiare una bevanda che abbia innanzitutto la preponderanza di citronella con un retrogusto di zenzero, e invece no, è zenzero allo stato puro. Sorseggiate e il cavo orale vi si disinfetta tipo perché è una botta di piccante che vi arriva, pazzesca, è davvero strong questa tisana, sarà fantastica quando purtroppo avrò mal di gola, per esempio. Speriamo di no. E infatti, ma è veramente, veramente buona. Secondo me questa sprigiona il massimo potenziale dolcificata con un po' di miele, perché così la citronella torna un po' indietro nella preponderanza del sapore, si sente molto lo zenzero, ma lo zenzero non ha, oltre che il piccante, un sapore molto strong nella tisana, che invece viene saltato dalle note dolci del miele. Quindi con un pizzico di miele, non tantissimo, è buonissima. Se vi piace il piccante dello zenzero, fatevene una scorta, perché è veramente, veramente ottima, oltre a fare un gran bene visti gli ingredienti. Beh, tra i solubili è veramente e top, le bevande varie in generale, quindi batte anche la Coca-Cola, è il nocciolino. Allora, sarà che non lo avevamo mai provato? Mai provato. Sarà che mi era sfuggito, ma il nocciolino è un gran furbacchioncino, è veramente un cappuccino delizioso, è un cappuccino alla nocciola. Anche qui io non lo tiro moltissimo lungo, lo faccio abbastanza stretto come cappuccino, ma un sapore, è un cappuccino alla Nutella, ragazzi, un sapore intenso. Potete accompagnarlo con qualsiasi caffè, potete berlo semplicemente da solo senza nessun'altra cosa, potete berlo e poi farvi anche un frappè alla Nutella. Insomma, veramente è una bevanda simpatica per tutti quanti, dai bambini agli anziani. Grandi, sì, dato anche al vostro scoiattolo. Il nocciolino ha un sapore di cappuccino leggero con un'intensa aromatizzazione alla nocciola. La cialda non lascia trapelare nulla, infatti è stata una sorpresa pazzesca. Quando lo bevete sembra un po' di bere della crema di nocciola liquida, però molto liquida, non densa e pastosa in bocca. È gradevole, è una bevanda che ti fa
spezzare la fame, magari il pomeriggio, uno spezzafame divertente è un po' diverso. Se vi piacciono queste bevande alternative, provatele. Tra tutte è stato il prodotto sorpresa come sapore, è molto particolare, non l'avevo mai assaggiata e ci è piaciuta. Le cialde di Officina della Cialda sono delle cialde che sono risultate ottime, ma lo proverete anche voi, perché vi arriveranno un pacchettino fatto da giveaway. Due diamante nero, due giallo oro, com'era? Due rosso rubino, due oro giallo. Sarà che a me piace la donatura, piacciono sempre quelli di colore di oro giallo. Due oro giallo, poi mettiamo due nocciolino, due cortado. Due zoccolato e due tisane. Che mi ha messo nella cioccolato. Ecco. E due tisane allo zenzero. Quattro tisane, sì. Solo per me, io non le finirò mai tutte, perché ho anche altre. Quindi quattro tisane e in bocca al lupo. La data di scadenza del giveaway è questa qua che vedete in sovraimpressione. Per tutti gli altri che non vinceranno, metto i link sotto nell'info box. Non vi ho parlato di prezzi perché ci sono varie offerte, quindi è conveniente, ma ci sono varie offerte che vi conviene guardare per ci sono anche diverse combinazioni di prodotti, quindi non saprei dirvi questa piuttosto che quell'altra, vedete voi le vostre esigenze. Qualora vi piacessero queste cialde, trovate tutti i riferimenti qua sotto nei links info box. E quindi grazie azienda, complimenti per il prodotto, bravi. E se volete mandarci un pacchetto di soldi, l'indirizzo è sempre quello. Mi raccomando, quindi iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook e continuate a seguire le nostre video ricette, recensioni e soprattutto la prossima volta cosa cucineremo. Per la Pasqua abbiamo intenzione di cucinare tirannosauro in agrodolce e uova di dinosauro. Quindi continuate a seguirci, mi raccomando, procuratevi il tirannosauro e noi ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao a tutti e buon caffè.